Una serie di nuove ed importanti funzionalità del sito istituzionale sono state presentate dal Comune di Roseto degli Abruzzi. La grande novità è il tool dedicato alle segnalazioni geolocalizzate che una volta inoltrate andranno direttamente sui tavoli degli assessori competenti. In questo spazio gli utenti potranno allegare fino a 3 foto. Inoltre è stato attivato un nuovo spazio dedicato ai servizi. Quella della transizione digitale è stato uno dei punti programmatici di Spazio Civico in campagna elettorale. Che la digitalizzazione è solo verso le cose, noi vogliamo invece portare la città verso una transizione digitale, quindi da una parte l'infrastruttura che è stata migliorata con anche questo nuovo tool sviluppato da Acta Info per le segnalazioni che andranno direttamente sui tavoli degli assessori, quindi una pronta risposta, una pronta informazione, ma anche d'altro canto la parte di transizione digitale delle persone. Come avvicinare tutta la popolazione poi a questi siti innovativi? Ora la sfida è quella di consentire ai meno avvezzi al digitale di potersi avvicinare. Questo lo faremo attraverso dei gazebo, nelle piazze, nelle frazioni di Roseto, avvicinando il più possibile la cittadinanza a questo tipo di strumenti. Il portale, gestito da Acta Info, da oggi va incontro anche alle esigenze dei diversamente abili, tra cui gli ipovedenti, perché le barriere architettoniche non sono solo scale da abbattere.